Più il gol vicentino, ecco l'azione, cominciata dal vicentino Vincenzi, messo a segno dal terzino Caglioni. Sembra mettersi davvero male per l'Inter, che ha però il merito di non disunirsi e facendo leva un po' sull'orgoglio. Rossi, Paolo Rossi contro Albertosi. E stiamo per assistere al gol del Vicenza, l'ultimo gol della giornata, al 14° del secondo tempo. La partita finisce 3-1 per il Milan, Milan che poi potrà dedicarsi alle prossime partite. Attenzione, perché dopo questa vittoria col Vicenza ce ne saranno altre 4 consecutive. State con si inserisce Guidetti, scambio con Rossi, Guidetti, il suo tiro è ribattuto ma al limite dell'area arriva Cerilli, gran tiro di sinistro e il Lanerossi è in vantaggio, gol di Cerilli al 4° minuto di gioco. I padroni di casa tornano in vantaggio al 35° con questo bel gol di Falloppa sul calcio di punizione battuto da Guidetti. Il cross ancora di Falloppa e sulla palla che spiove davanti in favore del Vicenza che sta per essere battuto da Paolo Rossi, eccolo. E sebbene il portiere Paolo Conti avesse intuito e deviato la palla, il tiro è forte, la palla colpisce la faccia interna del palo e termina in gol. Quindi il Vicenza adesso conduce per 4-2. Al 16°, al termine di questa azione piuttosto confusa condotta da Paolo Rossi e dopo che strani rimpalli erano venuti in area del Bologna, Guidetti porta in vantaggio il Vicenza. A nulla valgono i reclami dei bolognesi su un suo presunto fallo di mano. L'arbitro è irremovibile. Per mandare in crisi gli avversari. Uno di questi, Arcoleo, lo ha anche troppo riverito segnando un magnifico autogol. Il Rossi Paolo però non accetta imitazioni e poco dopo ha mostrato l'originale, sì insomma il suo 12° gol della stagione. Questo. Juventus e Genoa a Genova e dopo aver battuto la Fiorentina, il Milan pareggia con il Vicenza 1-1, gol del vantaggio di Bigon, pareggio di Guidetti. Esagraziato dal Pescara che falliva il 2-0, il Vicenza al 24° otteneva il pareggio con Rossi, presentatosi tutto solo davanti alla porta abruzzese. Poi, su improvviso contropiede, i veneti andavano a segno con Leli, smarcato a meraviglia. Per Piloni non c'era nulla da fare. Il centravanti vicentino apre la sua tripletta al 22° raccogliendo di testa un cross di Cerilli. Paolo Rossi era poco conosciuto all'Olimpico e si è presentato con una tripletta che ha messo nuovamente nei guai la squadra di Vinicio. Su cross di Marangon che la difesa romana non riesce a controllare, Rossi non ha difficoltà ad infilare la rete rimasta incustodita. Il terzo gol giunge alla mezz'ora, sempre ad opera di Rossi, che raccoglie un calcio d'angolo di Cerilli. Sul 3-1 il Vicenza dilaga e potrebbe segnare ancora in numerose altre occasioni. Il pubblico laziale è ammirato, applaude e non contesta.
chiuso il conto fin dalle primissime battute. Ecco l'azione del primo gol. Cross da parte di Caglioni, colpo di testa di Faloppa ed è l'1-0. Sono trascorsi appena 5 minuti. Il gol che nasce da un calcio di punizione e Cerilli che tenta la conclusione da lontano di sinistro. C'è una mischia, un batti e ribatti, poi Guidetti che conquista in qualche modo il pallone. Sul suo traversone colpo di testa di Rossi, deviato da Scala ed è il 2-0. Non penso si possa parlare di gol di Rossi, piuttosto di autogol perché la deviazione... E poi il pareggio del Vicenza. Viene al 16, si ostacolano Colomba e Cresci, la palla termina a Calloni che non ha difficoltà a realizzare. Al 16° del secondo tempo dunque le due squadre sono, abbiamo visto molto chiaro l'intervento di Maselli, Maselli para. Ecco il rigore realizzato benissimo da Rossi. Mancano 9 minuti al... Saranno proprio i padroni di casa ad andare in vantaggio. Ecco Cerilli che mette al centro. Sbuca Paolo Rossi che a sua volta cerca il compagno nell'area gremita dei genovani. Respinge la difesa genovana, se ne impossessa Salvi, mette al centro Filippi al volo, gran botta, angolo impossibile per Tarocco. Il Genova si è... Napoli è il primo sintomo della sconfitta. Al 23°, discesa di Filippi, poi da Rossi a Faloppa, che sigla il vantaggio e la prima delle sue due reti della giornata. I napoletani, che col rientro di Giuliano hanno almeno ritrovato più ordine, si chiude e si distende a suo piacimento e dal 39° fissa il risultato del primo tempo sul 3-1 per la doppietta di Faloppa ed il numero 10 Vicentino coglie il bersaglio di testa. Secondo Paolo Rossi fa 20 come capocannoniere del campionato ed è il 4-1 per gli ospiti, l'azione. Alla mezz'ora, autogol del Perugia. Il Vicenza attacca con triangolazioni piuttosto strette. La palla da Rosi va a Filippi, ancora Rosi e sta per tornare a Filippi. Allorquando, nel tentativo di mandare in angolo, Amenta la mette alle spalle del proprio portiere. 3 minuti dopo, altro attacco dei padroni di casa, che in scioltezza da destra a sinistra, Cerilli da Filippi, a Faloppa, di nuovo al centro e Rossi di sponda, 2-0 per il Vicenza. Dagli 11 metri tira Paolo Rossi e realizza il suo 22° gol in questo campionato. 4 minuti, pareggio vicentino. Guidetti allunga sulla destra a Filippi, cross e Rossi di testa, in fila Morini prima, d'un minuto dalla fine del primo tempo, Cerilli, Rossi, Salvi, tiro di quest'ultimo, deviazione di Furino e Zoff è fuori causa.